Con un nuovo video. Nel video di oggi vi faccio vedere come realizzare in modo un po' illustrativo un bicchiere di cocktail utilizzando le forme di Illustrator. Quindi in questo tutorial andiamo a utilizzare Illustrator e vi faccio vedere quanto è semplice realizzare un bicchiere di cocktail che può essere utile per realizzare qualsiasi grafica che volete fare. Quindi per prima cosa andiamo a utilizzare Illustrator. Quindi andiamo ad aprire Illustrator. Andiamo a fare un file nuovo, io gli faccio un 30x30, poi decidete. Andiamo per prima cosa a prendere qui nello strumento forme lo strumento stella. Andiamo a cliccare sul foglio e andiamo a mettere tre punte. Potete anche lasciare quello che vi dà lui. Andiamo a ruotare questo triangolo e lo andiamo a mettere verso il basso. Lo andiamo a realizzare un po' più grande, in questo modo. Anche forse più piccolino, premete Shift come volete. Poi andiamo nello strumento rettangolo, andiamo a crearci qui un rettangolo così. Andiamo a selezionare il tutto e andiamo a metterlo centrato. Questo rettangolo però deve andare più su, quindi rifacciamo il centro. Andiamo poi sempre nello strumento forme e andiamo a prendere lo strumento ellisse. Andiamo, oggetto, ordina, porta sotto. Prendiamo il tutto e andiamo a metterlo tutto centrato. Io vi consiglio di tenervi da parte questo e premete Shift duplica o duplica con Alt. Ora andiamo a selezionare questi due e andiamo su elaborazione tracciati. Quindi andiamo ad attivare elaborazione tracciati che io ho qua e andiamo a fare unifica. Ecco qui, prendiamo la freccia bianca e andiamo a cliccare, vedete, sui punti qui e andiamo a fare questa curva un po' più morbida. Stessa cosa andiamo a fare anche qui. Andiamo qui, premiamo Shift Shift sui due punti e andiamo a fare questo. Ora andiamo a prenderci questo che abbiamo lasciato qui, andiamo a fare oggetto. Ordina oppure tasto destro ordina porta in primo piano e poi premiamo Shift Alt in modo che lo andiamo a fare più piccolo. Ok, prendiamo la freccia e bianca e andiamo a puntare sul punto di sotto. Andiamo a fare così e andiamo a fare questo. Prendete adesso lo strumento qui nella forma. Delle forme strumento altera dovete semplicemente vedete dare un movimento più a questo perché questa è la parte che si vede quindi facciamo in questo modo. Ok, creiamoci adesso anche dei colori che vogliamo fare quindi io vado qua in strumento altera in strumento forma e vado a prendermi dei colori. Me lo voglio fare ad esempio rosa. Qui vedete, scegliete i colori, mi duplico, lilla, dovete fare però quando fate il colore, dovete fare sempre un'ombra, quindi un colore più chiaro e un colore più scuro. Qua andiamo a fare un colore più chiaro, poi lo facciamo celeste, quindi prendiamo questo, andiamo a scegliere un colore. Così è un colore più chiaro. Ok, quindi andiamo a prendere il contagocce e andiamo a farci il bicchiere. Vedete, in questo modo. Questo lo facciamo un po' più piccino. Ok. Dobbiamo però prendere anche questo e fare Alt, quindi duplica, tasto destro porta in primo piano e dovete stringerlo perché comunque si deve vedere che è un bicchiere. Quindi andiamo a fare modifica, copia, modifica, incolla sopra. Premiamo Shift e Alt verso l'interno perché dobbiamo realizzare, vedete questo, e poi lo andiamo ad allargare manualmente. Quindi questo lo andremo a fare di questo blu che poi andiamo un po' a modificare. Questo scendiamo un po' più giù, così. Tagliamo questo spigolino. Il cocktail lo possiamo fare anche
rosa, quindi vado a prendermi questo rosa qui, oppure anche giallo, come volete. Qua andiamo intanto a togliere la traccia. Il sotto lo dobbiamo andare a fare sempre dello stesso colore che è qui, però leggermente più scuro, quindi ci aggiungiamo un po' di nero. Allora, se prendiamo la freccia bianca possiamo stringere anche un po' più il bicchiere e portarlo verso l'interno. Ora iniziamo a creare ad esempio anche una fettina di arancia, quindi vado a prendermi lo strumento ellisse e iniziamo a creare un'arancia. Quindi prendiamo questo, andiamo a fare modifica copia, modifica incolla sopra e andiamo a restringere verso l'interno premendo Shift e Alt. Questo lo facciamo più chiaro. Poi prendiamo qui lo strumento rettangolo, prendiamo il contagocce e facciamo questo. Prendiamo la punta con la freccia bianca e andiamo verso l'interno. Stessa cosa qui. Andiamo a prendere, vedete, gli spigolini e iniziamo ad arrotondare un po' il tutto. Ok. Stringiamo verso l'interno, duplichiamo premendo Shift Alt e andiamo in questo modo. Iniziamo a farlo più largo. Ora selezioniamo i due e andiamo qui su strumento ruota 50 e facciamo copia. Facciamo così. Ed ecco qua, vedete, abbiamo realizzato una specie di arancia. Questo però lo allarghiamo meglio così. Ok, adesso prendiamo delle linee e cerchiamo comunque di creare tipo degli spicchi. Ovviamente questo è un disegno, quindi voi lo fate come preferite voi. Io sto cercando di fare un'illustrazione. Andiamo a mettere questo e andiamo a mettere questo. Facciamo così. Ok. Duplichiamo. Duplichiamo questo verso il basso e ruotiamo. Ora ci selezioniamo questi due e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Premiamo invio e andiamo a fare copia e poi Command D. Solo che questo lo ruotiamo così. Ok, iniziamo. Prendiamo questo e facciamo dei disegnini. Così. Ok. E facciamo questo. Ci andiamo a selezionare il tutto e andiamo qui su oggetto raggruppa. E andiamo a mettere, vedete, la spremuta qui. Ora però noi dobbiamo far sì che questa arancia entra nel bicchiere, ma poi si incastra qui. Quindi andiamo intanto ad abbassare un po' l'opacità, così ci rendiamo conto dove inizia il bicchiere. Andiamo a prendere questo, vedete, e dobbiamo tagliare questo modo, vedete, con la penna io mi vado a fare questo. Ora mettiamo al centro, mettiamolo nero intanto, così vediamo la differenza e questo lo torniamo a mettere. Quindi qui deve essere
cancellato, ci selezioniamo questi due, prendiamo qui la freccia che cancella e iniziamo a fare questo. Prendiamo la freccia bianca e andiamo a cancellare. Prendiamo qui la penna e stringiamo in questo modo. Ok, vedete, abbiamo messo anche la fettina di arancia qui dentro. Adesso iniziamo a creare un po' di ombre perché è un po' piatto. Quindi andiamo a mettere questo di questo colore qua e andiamo nel colore qua e abbassiamo un po' l'opacità, cioè un po' i colori. Poi prendiamo il pennello e iniziamo a creare delle ombre. Andiamo a mettere la linea e qui mettiamo questo. E poi qua andiamo ad abbassare un po' l'opacità e andiamo a creare, vedete, questo. Sempre con l'opacità attiva, sempre facendo la stessa cosa, mettiamo un po' così. Andiamo adesso a realizzare anche qui, qui però andiamo a farlo bianco, oggetto. Ordina porta in primo piano, bianco ho detto, mettiamo questo e andiamo a mettere lo spessore e andiamo ad abbassare un po', vedete, l'opacità. Mettiamo anche un po' di bianco qui, semplicemente, vedete, per dare questo tocco. Andiamo ad abbassare l'opacità per dare l'effetto del vetro. E ora andiamo qui a fare un'ombra perché qui adesso ci dobbiamo fare la parte più scura. E facciamo questo, quindi questo diventerà un blu scuro. Ora aggiungiamo un po' di traccia nera per dare un tocco. Allora, qui andiamo ad aggiungere anche un po' di ombra qua. Andiamo a fare oggetto ordina, qui andiamo a fare porta in primo piano. Così facciamo questo. Ora iniziamo ad aggiungere però il nero adesso, quindi mettiamo questo. Vado a mettere la linea dritta e aumentiamo la traccia. Io qua faccio con la penna perché mi trovo molto meglio, vedete, perché riesco a seguire facilmente il disegno. Ecco qui, vedete, aggiustiamo ammorbidendo questo. Faccio anche qui, vedete, sempre la linea. E qui andiamo a mettere sempre questo. Qui vado a creare delle bollicine con il pennello e le vado a mettere di uno spessore un po' più leggero, anche lasciandogli la stessa forma. Vado a fare modifica, copia, modifica, incolla sopra. Metto il nero, vedete, e vado a togliere il riempimento e vado a metterci questo, vedete, facendo questo effetto. Come vedete già sta prendendo forma. Vado a mettere anche qui un po' di traccia e poi ci vado a mettere questo. Vado a mettere anche qui la traccia nera e vado a mettere sempre questa forma qui. Ora vado a fare modifica copia, modifica incolla sopra e facciamo questo. Togliamo il riempimento per andare a fare qui. Vado a fare modifica copia, modifica incolla sopra e rimpicciolisco
Ed ecco qua, vedete, sto cercando di far uscire un po' tutto. Adesso vado a fare la stessa cosa qua, vado a fare modifica copia, modifica e incolla sopra. E qui vado a svuotare il tutto e vado a metterci invece una traccia nera. Qui vado a mettere questo e lo spessore me lo porto sopra, quindi vabbè, già ci sta sopra, però per scrupolo ce lo rimetto. E facciamo in questo modo, vedete che è un po' mosso. Ora mi sposto questo e mi vado a creare uno sfondo. Quindi vado qui, mi vado a creare uno sfondo azzurrino, oggetto ordina porta sotto. Lo facciamo un po' così. Poi faccio modifica copia, modifica incolla sopra. Questo lo facciamo più chiaro e me lo vado a portare, vedete, verso il bicchiere. Poi vado su effetto, stilizzazione, contorno sfogato. Gli do ok, vado su effetto, sfogatura, controllo. Sfogatura e adesso qua vedete lo date più morbido ed ecco qua. Poi possiamo aggiungere altre bollicine, le andiamo a ruotare ed ecco qua. Potete, questo qui lo possiamo fare anche ad esempio, vedete, bianco, ma va bene tono su tono. Qui possiamo anche andare a dare un'ombra, quindi vado a fare strumento, ellisse e me lo vado a fare questi tre livelli, quindi la sfogatura, lo sfondo, più il cerchio che ho appena fatto, l'ovale che ho appena fatto e vado a fare ordina porta sotto. Vado qua e vado a fare effetto sfogatura. E qui vedete, fate la sfogatura e possiamo farla anche più giura, anziché possiamo farla così e la stringiamo. Qui andiamo a prendere un testo e scriviamo cocktail. Andiamo a metterlo qua e andiamo a scegliere un font. Andiamo a fare modifica. Copia, modifica, incolla sotto. Mettiamo la traccia, mettiamo lo spessore, traccia tutta arrotondata e poi prendiamo questi disegni, li facciamo bianchi, qua blocchiamo, potete bloccare anche selezionando e fare blocca qui, io lo faccio da mano. Prendiamo qui e potete fare questo e per finire andiamo qua sopra, andiamo su effetto distorce e trasforma, effetto risucchio e gonfiamento e gli andiamo a mettere questo qua e per finire lo andiamo a inserire anche qua. Spero che questo tutorial vi possa essere utile per realizzare i vostri disegni e noi ci vediamo al prossimo tutorial e grazie a tutti. Ciao ciao!